Noi abbiamo la presunzione possa diventare un hub di sperimentazione. Il 50% del lavoro è stato fatto, adesso bisogna dare la spinta finale per questo cambio culturale. Noi imprenditori ci siamo, c'è molto fermento, non è un'isola felice. Gli imprenditori tarantini spingono sull'impegno dell'esecutivo, le aziende del territorio si raccontano dalle esperienze positive di Renexia e Teleperformance fino ad arrivare ad Eni e Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria. Per il ministro Urso, che nei prossimi giorni sarà a Taranto per la riapertura del secondo altoforno, il ripristino impianti è in atto e l'assegnazione a nuovi player avverrà entro la prima parte del prossimo anno. Dai primi di marzo di quest'anno a marzo del prossimo anno. Ripristinare i livelli produttivi e nel contempo assegnare gli impianti a chi scommetterà con i loro investimenti, ovviamente anche con il supporto dello Stato. Abbiamo veramente necessità di puntare sulle nostre imprese, sulle imprese che crescono e che creano ricchezza e valore per il territorio. Taranto ce la può fare, la Puglia ce la può fare, siamo una regione del sud che sta crescendo. Un momento di confronto tra voglia di cambiamento e criticità che Taranto e la sua provincia chiedono da tempo. La Puglia ha l'ambizione di essere un hub energetico, ma a condizione che non sia solo luogo di produzione energetica, ma produzione di tutti quei dispositivi che generano energia e che quindi si generi una filiera industriale che garantisca quell'occupazione e che crei le condizioni anche in un nuovo bilanciamento economico di decarbonizzare il. Gli investimenti ci sono, le prospettive ci sono, ecco, quello, l'elemento in più, l'energia, è quella dei cittadini che debbano fortemente credere